Bentrovati, un nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Dunque, un nuovo direttore sportivo, Mimmo Roma, un neo allenatore, Massimo Brambilla, un nuovo Gigi Impectore, diciamo così, Emanuele Canonico, figlio di Nicola, che stazionerà stabilmente nella stanza dei bottoni e che a livello organizzativo proverà a dare una mano importante al club rossonero, soprattutto per rilanciare la sua immagine dopo qualche stagione, ecco, diciamola così e così. E poi c'è una squadra evidentemente da costruire, da assemblare, anche se almeno in questa stagione c'è uno zoccolo duro dal quale ripartire. Ci sono 12 giocatori sotto contratto, molti dei quali riteniamo faranno parte del progetto targato Massimo Brambilla per la prossima stagione. C'è qualche calciatore in scadenza, almeno un paio con i quali si proverà a, come dire, dialogare per trovare anche la quadra del cerchio e magari ritrovarseli a disposizione anche per la prossima stagione. Nel frattempo ce n'è già qualcuno che ha salutato e ha ringraziato per la sua avventura in rossonero, il caso di Giovanni Di Noia anziché di Tonin, che attraverso i loro profili social, insomma, hanno fatto intendere a chiare lettere che la loro avventura in rossonero si è conclusa. 12 giocatori a disposizione, immaginiamo che in linea di massima ce ne vorranno almeno altri 14-15 per completare la rosa da mettere a disposizione di Massimo Brambilla, e di questi almeno la metà, insomma, dovranno essere di una certa consistenza, di un certo valore tecnico. Immaginiamo un Foggia che sia il giusto mix fra gioventù ed esperienza, perché sappiamo che Massimo Brambilla predilige lavorare con i giovani, e immaginiamo anche che Massimo Brambilla andrà a bussare attraverso il direttore sportivo Mimmo Roma alla porta della Juventus, magari per prendere qualche giovanotto di belle speranze che fino alla scorsa stagione ha avuto alle sue dipendenze. Nei prossimi giorni vi faremo anche qualche nome, cercheremo di capire come ha intenzione di muoversi il Foggia sul mercato. Adesso importante, fondamentale è procedere per step, porsi delle priorità rispetto alle quali poi evidentemente impostare la stagione agonistica 2024-2025. Ciao.